per noi significa la possibilità che ai romani, ma anche a tutti gli studiosi, ai lettori italiani e di tutto il mondo, di accedere a tutto il percorso che ha portato Andrea Camilleri ad essere quello che tutti noi conosciamo. In questo fondo ci sono le sue regie teatrali, ci sono documenti che raccontano tutto il suo lavoro che ha fatto sia come regista in proprio sia come insegnante di regia all'Accademia d'Arte Drammatica, ci sono anche le sceneggiature, i radiodrammi che lui ha fatto proprio per la RAI, il famoso commissario Maigret, il tenente Sheridan. E poi ci sono tutte le sue corrispondenze personali con grandissime personalità e grandissimi scrittori. Sì, intorno a un grandissimo intellettuale, molto fine, molto critico e molto 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 amato dagli italiani e non solo dagli italiani, da tantissime persone in tutto il mondo. Purtroppo lui non c'è più, ma è fondamentale continuare a utilizzare e a promuovere la ricchezza di quello che Camilleri ha prodotto nel corso della sua vita. È importante per noi perché ora che dobbiamo ricostruire l'Italia, poterlo fare anche contando su idee, su spunti, su una passione civile che lui aveva, sarà utile. E poi è importante il fondo per le nuove generazioni. Ma è un regalo straordinario alla città, a tutti gli appassionati di un grande scrittore, perché avremo un fondo accessibile con tutto l'archivio di Andrea Camilleri, la sua biblioteca, è un patrimonio straordinario per ricostruire la bottega dentro cui poi sono nati non solo i suoi capolavori che sono divenuti celebri a partire dagli anni 90, ma tutto il suo importantissimo lavoro di intellettuale, di regista teatrale, di scrittore di sceneggiature, di poeta, ci sono poesie inedite, insomma un patrimonio importantissimo e grazie alla famiglia viene reso accessibile, quindi sarà un polo culturale molto vivo della città e noi siamo davvero contenti. L'Italia è anche il contributo che gli intellettuali e i critici hanno dato alla formazione della cultura e della coscienza nazionale. Camilleri deve continuare a influenzare con il suo pensiero l'Italia che verrà e l'Europa che verrà, quindi grazie al fondo noi faremo di tutto per dare una mano in tutti i modi, abbiamo alle nostre spalle su questo un'esperienza, voglio ricordare l'archivio Flamini, anche lì di un uomo che in quel caso da un'esperienza politica ha raccolto migliaia e migliaia di volumi, oggi aperto agli studenti, quindi se bisognerà dare una mano con un'immensa gioia ci stiamo, ringraziando la famiglia e Sellerio per questo missione civile che fa onore a loro perché è in piena sintonia con quello che Camilleri è stato. Insomma, vengono fuori i suoi incontri, le sue conoscenze, le sue sperimentazioni, le sue letture, tutto il lavoro che magari non è noto al grande pubblico, ma che poi lo ha portato a diventare il grande scrittore che tutti noi amiamo.